Parliamo chiaramente di minori che non hanno un contesto familiare alle spalle che possa guidare e possa seguire quei passaggi di autonomia che di solito vengono guidati e vengono mediati dai genitori. In questo caso, questa struttura, questa grossa rete che si costruisce e che tutela l'iniziativa di questo progetto accompagna i ragazzi nei percorsi di autonomia guidata, quindi nella capacità di potersi gestire da soli all'interno della società, di potersi inserire da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista abitativo, che è ancora più importante, e di poter guadagnare quell'autonomia necessaria per vivere nella società dei cittadini adulti e consapevoli. Finché sono minorenni hanno tutte le tutele dello Stato, diciamo, con tutti i soggetti che intervengono e poi diventano maggiorenni e vengono abbandonati a loro stessi. Quindi questo passaggio è fondamentale per assicurargli, diciamo, il prosieguo del percorso iniziato e appunto l'inclusione, diciamo, effettiva, per avere una risorsa piuttosto che una minaccia sul territorio. Il tema dell'accompagnamento all'autonomia dei minori stranieri giunti nel nostro paese e che si ritrovano da soli ad affrontare la delicata fase del passaggio alla maggiore età è stato affrontato oggi a Palazzo San Giacomo con un seminario che rientra nel progetto Ragazzi Sospesi, un partenariato del Comune con Oxfam Italia, Pio Monte della Misericordia, Daedalus e Associazione Priscilla, finanziato dal bando nazionale Never Alone per un domani possibile. Un progetto che interviene con azioni specifiche per migliorare le condizioni sociali, l'integrazione e l'inserimento dei ragazzi nel contesto cittadino. Abbiamo un alloggio dedicato, tanti laboratori per far vivere loro quell'infanzia che non hanno vissuto, le solite, diciamo, attività per l'inserimento lavorativo, e attività di educazione civica, comunque cittadinanza attiva, e poi c'è anche un'azione di advocacy e di seminari, che è quello che stiamo facendo per diffusione, diciamo, di queste tematiche, di questi interventi. E l'inclusione come si realizza? Sicuramente attraverso una prima accoglienza, un'accoglienza non in emergenza ma comunque d'urgenza, e poi la strutturazione di percorsi. E quindi l'accoglienza in strutture non dedicate ma sicuramente attrezzate, specializzate. Quindi non dedicate perché abbiamo sempre pensato che quello che è esclusivo e quindi è rivolto esclusivamente ad un target è un po' escludente, non è inclusivo. Le prime accoglienze con i primi sbarchi le abbiamo realizzate al centro di Mare Chiaro, quindi un centro che è un centro della città che viene utilizzato dai ragazzi della città, da tutti i ragazzi della città, organizzato ad hoc per l'accoglienza straordinaria, e poi abbiamo attrezzato delle strutture ponte che poi pian piano hanno accompagnato i ragazzi, quindi ad imparare la lingua, ad essere inseriti in gruppi misti, nel senso che la cosa che per noi è fondamentale è proprio quella di unire le forze, le risorse e quindi anche le diversità. Dopodiché li abbiamo inseriti nelle strutture che li hanno accompagnati anche in percorsi di inserimento, perché la visione è sempre quella dell'autonomia e dell'autodeterminazione. La buona accoglienza non è soltanto per le persone che arrivano, ma è soprattutto per i territori che accolgono. La sicurezza la si garantisce così, creando dei territori quindi integrati, sicuri, in cui è possibile avere risposte per tutti, non per qualcuno sì e per qualcuno no.